infinite proposte in un solo canale a portata di mano. 8, 1, 5. Bentornati ai nostri telespettatori in fabbricazione, diciamo così, in realizzazione la sigla di Scritture e Scrittori, perché è arrivato come tutti i lunedì il momento di volgere uno sguardo ad un libro in particolare. Che libro sarà? A dircelo è ovviamente la nostra Gabriella Malamieri, che come tutti i lunedì ci tiene compagnia. Ciao Gabriella. Ciao, buonasera. Che libro ci presenti oggi? Allora, vi presento il romanzo di Antonio Pascale, Le aggravanti sentimentali. Eccolo lì. Pubblicato da Einaudi. Già il nome, Le aggravanti sentimentali. Sì, infatti poi dopo chiederemo all'autore qualcosa su questo romanzo. Allora, Antonio Pascale, leggo qui la breve scheda. Classe 66, agronomo, giornalista e scrittore. Collabora con Il Mattino, Il Foglio, Il Corriere della Sera, con Radio 3 Rai, la rivista Lo Straniero. È un autore molto prolifico, ha scritto vari libri, ha vinto premi, tipo, adesso leggo qualche titolo, La città distratta, Einaudi 2001, Premio Onofri, Premio Elsa Morante, Isola di Arturo. La manutenzione degli affetti, sempre Einaudi 2003, premio Lo Straniero, premio Chiara, finalista nella cinquina del premio Viareggio. Passa la bellezza di Einaudi, Se fatta ora, Minimum Fax, Non è per cattiveria, Confessione di un viaggiatore pigro e altri. Questo romanzo, perché ho scelto questo romanzo? Perché è intanto è il proseguimento in qualche modo di un precedente romanzo intitolato Le attenuanti sentimentali, e poi perché è un libro bellissimo, come per gli altri libri, e come direbbe anche Carmelo Bene, i libri di Antonio Pascale non si scelgono, sono loro che in qualche modo hanno un fascino, un nucleo vivo talmente potente, talmente catturante, calamitante, sì, da sceglierti, per cui è impossibile resistere, ignorare questo tipo di narrazione. Tanto più che è un romanzo, come in altri di quest'autore, dove la trama quasi non esiste, ed è un preciso intento, un artificio architettonico dell'autore stesso, sì, è una sua precisa scelta. Ciò nonostante, è come se a mano che ci lasciassimo affascinare dalla voce narrante, che in questo caso coincide con l'autore stesso, infatti il protagonista si chiama Antonio Pascale, esattamente come l'autore, ma noi poi leggendo il libro comunque intuiamo che si tratta comunque di un artificio letterario e di un vero e proprio personaggio. La trama non è una preoccupazione, perché comunque ci si attacca addosso al protagonista e ai suoi amici, in questo caso, agli altri personaggi, come la vita. Quindi la forza di questa scrittura sta nella capacità di cogliere gli aspetti più autentici, più freschi, con un'apparente spontaneità, perché invece si intuisce che c'è un grosso lavoro di ricerca dietro, oltre al talento naturale, e quindi la trama è l'ultima delle preoccupazioni, perché tanto comunque ci si ritrova invischiati in una serie di legami, di significati che tengono insieme tutta la storia.
In questo romanzo, il protagonista è uno scrittore che non riesce a scrivere, che non riesce a trovare, da un lato, potrebbe cedere alla tentazione di costruire una trama di genere, pensiamo al giallo, alla fantascienza, il solito Sì. romanzo, anche d'avventura semplicemente. In realtà, la sua preoccupazione più grande è quella di riuscire a comunicare cose che abbiano un vero senso e che probabilmente lo aiutino anche nel bilancio che sta facendo, perché è un cinquantenne, un quasi cinquantenne, solo in pieno luglio a Roma. La moglie e i figli sono fuori, sono al mare. Quindi si ritrova in una condizione un po' particolare in cui vengono bene i bilanci, si ritrova al bar con i suoi amici, si parla di questioni anche così profonde, esistenziali, metafisiche, ma anche di cose semplici. Quindi scrivere una storia in una condizione di questo tipo significa scavare anche, fare bilanci, tirare fuori cose che abbiano un senso e che in qualche modo lo aiutino. Non so dove l'ho letto, lo hanno definito un po' Platone, il Platone dei giorni nostri. Sì, beh, ci sono anche dialoghi filosofici, sì, Platone, il mondo delle idee, ma c'è anche molta, molta materia, c'è anche la terra, c'è anche la concretezza, quindi è bello perché è pieno di contraddizioni. Quando si parla di autenticità di una scrittura, in realtà si parla del coraggio di Sì. rappresentare come siamo noi, come siamo noi umani, siamo pieni di contraddizioni. Quindi il protagonista Antonio si pone mille domande, soffre di insonnia, quindi ci sono tante inquadrature di una Roma notturna, c'è cioè la sua lotta per riuscire comunque a rappresentare una storia, a creare una storia, e c'è anche un interrogarsi sulla sua vita, sui sentimenti, sulle sue emozioni, su quelli che sono i suoi progetti di vita. Il titolo è qualcosa di curioso, che mi ha abbastanza incuriosito, perché intanto anche leggendo un po' le varie recensioni che ci sono anche sull'altro romanzo, nessuno si è Sul soffermato su titolo. questo titolo, che per chi non conosce Antonio Pascale o è avvezzo alla letteratura, al giallo, alla narrazione, al noir. Leggendo le aggravanti sentimentali si può pensare le parole chiave che mi vengono da legare sono colpa, reato, c'è un processo in corso, i più colti potrebbero pensare, non so, al processo di Kafka, a Eh sì. un eroe di quel genere, un antieroe di quel genere. Quindi io vorrei chiedere ad Antonio Pascale perché ha scelto Allora, questo. intanto iniziamo a chiamarlo nel frattempo. Oh, intanto, di dov'è lui, Gabriella? Lui è di Caserta, però ci tiene a precisare che forse si sente cittadino del mondo, che è stato un caso che è nato a Caserta. Certo, il nome potrebbe. Comunque adesso glielo chiediamo. Sì, intanto il nostro Aldo in regia sta provando ovviamente a contattarlo telefonicamente. Anche l'altro libro, Le attenuanti Sì. sentimentali, hanno la stessa, potrebbero indurre il lettore che magari non sa A chi è Antonio pensare Pascale a pensare che sia sempre un a un qualche, giallo, sì, ad un giallo o comunque sia un un qualcosa che si poliziesco, svolge forse. all'interno delle stanze di un tribunale, attenuanti, Sì. aggravanti. Quindi con un capo accusatorio, Chissà di non che mi ricordo come genere. si dicono, dovrei chiedere al nostro Stefano Pettinari. Invece tu hai tirato in ballo anche Roma, quindi si svolge tutto in una Roma In una notturna. Roma del centro storico, ma ci sono anche delle incursioni in zone periferiche, tipo viene citato il Quadraro, Allora, quindi. intanto che proviamo a chiamarlo, perché non ci leggi qualche passo? Allora, c'è una bellissima
descrizione della Roma notturna che veramente è incantevole. Da qui si capisce che Antonio Pascale ha una scrittura lirica molto forte, molto una trama lirica. Dopo aver imboccato via Garibaldi, superato il Fontanone, scendevamo placidi, a filo di gas, come trasportati da una corrente o da un carro, e mi percepivo leggero nell'incedere. Sì, scendevamo lungo i tornanti di via Garibaldi, ma salivamo. Un'ascesa nella discesa. E poi Roma era sotto di noi, notturna e placida. Liquida una distesa marina vista dall'alto di uno scoglio e le luci erano pescherecci, anzi no, meduse fosforescenti. È che avevo visto tempo prima un documentario, mostrava alcune meduse fosforescenti incagliate su una spiaggia giapponese e splendevano un blu cobalto irresistibile. Il meraviglioso trailer del mondo, luminoso e pieno di gioia, così mi era apparso. Ed è strano come funziona il cervello, ma il giapponese mi ha richiamato alla mente le meduse e così mi è venuto in mente appunto cosa dire sul lavoro di Ugo. Attraversata Porta Settimiana, da via della Lungara siamo andati dritti fino al film studio e siccome questa cosa che volevo dire di me la stavo già dimenticando, ho pensato di ripassarmela un po'. Perciò ho parcheggiato più lontano, davanti al carcere di Regina Coeli. Due passi a piedi, mi sono detto, faccio mente locale della cosa da dire, poi mi ributto nel mare e vado a recitare questa parte. Di questo avrei parlato, di Ugo, Joyce e la felicità. Cioè, se prima erano gli dèi che trascinavano la vita degli umani su strade obbligate, Joyce dimostrava che ora abbiamo altri dei, impalpabili eppure concreti e determinati a bloccarci dietro a un carro. Questi dei sono i sensi di colpa, i fantasmi del passato, le emozioni. I flussi mentali altro non sono che strade obbligate che a loro volta costruiscono altre strade, insomma strutture di pensiero, modi di vivere, stili, abitudini, vincoli inconsci. Questa è la tragedia moderna. Siamo cani legati dietro un carro e le catene sono i nostri fantasmi. Allora Gabriella, senza cercare di spiegarlo noi, abbiamo in collegamento telefonico lo scrittore, quindi sbizzarrisciti con tutte le domande che vuoi fargli. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E grazie per aver accettato l'invito telefonico. Ma è un piacere, La lascio alle domande di Gabriella. Va bene. Allora, buonasera Antonio. Dunque, io mi sono chiesta come mai questo titolo, che fa pensare a un a chi non conosce i suoi libri, anche dei testi, dei romanzi gialli, un poliziesco, non so, come mai? Ma perché da un po' di tempo, per l'età, sono meno romantico di un tempo, quindi credo che sia necessario smontare la parola amore, cioè cercare almeno i mattoni fondamentali, elementari, con i quali poi costruiamo questo magnifico castello. Quello che ho capito in questa operazione di smontaggio è che poi i sentimenti e l'amore fra questo sono nient'altro che un contratto che noi facciamo con il prossimo. Il contratto, come tutte le questioni giuridiche, ha attenuanti e aggravanti a seconda delle conseguenze delle nostre azioni. Quindi è una sorta di cautela, è un mettersi al sicuro. No, assolutamente no, anzi, credo che i sentimenti non ci mettano al sicuro, ma ci impongono delle scelte, anche perché attraverso i sentimenti, e l'amore è un sentimento, noi desideriamo la felicità poi significa raggiungere un obiettivo, e spesso il raggiungimento dell'obiettivo comporta delle aggravanti,
appunto delle attenuanti se il contesto è particolarmente, particolarmente così, gradevole per i due che stanno in gioco. Allora, io vorrei parlare della potente voce lirica dei suoi romanzi, un po' in tutto, sia nei racconti, adesso non conosco i suoi articoli, per cui non saprei. E leggendoli mi sono venute in mente anche un po' reminiscenze scolastiche, autori come Elio Vittorini, con il suo realismo magico, ma anche qualcosa di più, sempre di visionario, un po' più allegro e terreno, come I Tropici di Henry Miller. E io non so se lei si ritrova in queste mie considerazioni e se considera la scrittura di un romanzo una vera e propria una palestra in cui esibire il proprio talento, indubbiamente la propria bravura, oppure come una sorta di, mi è venuta anche in mente la funzione terapeutica della scrittura, quindi le chiedo anche se lei ha mai scritto un diario, se prende appunti, come lavora a questi suoi romanzi che hanno la freschezza, sì, anche degli appunti presi al volo a volte. Guardi, io credo, insomma, se adesso noi esaminiamo i modelli narrativi, no, che ci sono, che noi usiamo per raccontare le storie, ebbene questi modelli sono due o tre massimo. Ecco, se lei considera un sistema d'asse cartesiani, asse orizzontale e verticale, su quello orizzontale mette il tempo della storia, cioè quando inizia e quando finisce, su quello verticale mette la sfortuna e la fortuna del personaggio. Insomma, i modelli sono questi: o c'è l'uomo in fondo a una buca, un uomo che al momento T con zero inizia con la grande fortuna, la vita va bene, il sole gli sorride, le persone sono tutte amiche sue, poi a un certo punto accade qualcosa e lui scende giù in una sfortuna, in una buca terrificante, da là si riprende e poi risale sopra. Oppure c'è il modello lui incontra lei, dove il protagonista o la protagonista cominciano a un livello di fortuna più basso, diciamo 1-2, poi si incontrano, la felicità sale e poi accade qualcosa, discendono giù nella buca e poi dovunque risalgono. Ecco, questi sono i modelli che noi generalmente usiamo, hanno dato anche buonissimi frutti, soltanto che a me non convincono più, cioè mi annoiano questi modelli. Io cerco di raccontare invece le influenze, cioè è come se il mio modello narrativo fosse come un campo pieno di un tavolo pieno di pedine di domino. In queste pedine ci sono sia i personaggi miei, ma attorno ai miei personaggi sono un sacco di elementi del sociale. Basta che una pedina cade e si crea un effetto domino, un'onda che travolge i personaggi. Ecco, questo modello, a differenza di quegli altri due, non c'ha la redenzione, cioè i personaggi non si redimono, non capiscono delle cose grazie all'applicazione della volontà o grazie al libero arbitrio, non lo capiscono perché io non credo alla volontà e neanche al libero arbitrio, credo che noi reagiamo agli eventi che ci capitano, e il compito del narratore, secondo me, è esaminare questa influenza, cioè come noi decidiamo, come noi deliberiamo, come noi utilizziamo i sentimenti per reagire a questa onda che ci sommerge. Ecco, questo è il mio modo di lavorare. Per far questo adotto uno stile orale. Mi piace molto la narrativa orale, cioè quella digressiva, che parte da un aneddoto, per esempio, e poi pian piano si articola in concetti più chiari, più precisi, e si raggiungono a volte, se tutto va bene, delle interpretazioni filosofiche della vita. Ecco, quindi partendo da un aneddoto ci dovrebbe arrivare a raccontare un insieme di riferimento più vasto. Dunque, lei ha accennato ha usato il termine sociale, quindi lo scrittore ha una funzione, svolge anche una funzione sociale, non è soltanto un esploratore un po' narcisistico, potrebbe dire qualcuno.
sua funzione sociale, cioè io senso di devo. risveglio, che risveglia nel No, anche io, ma lettore non delle sono mica un domande, provoca prete, delle no. domande. Ma io non sono un prete, non penso alla coscienza altrui, cioè non voglio salvare proprio nessuno. Io sono ateo, non credo che le persone vanno vedente. No, Io vanno posso. risvegliate. Ma no, ma neanche, perché chi Neanche. sono io per dare la sveglia? Io sono una persona comune, un cittadino comune, sono un osservatore come gli altri, soltanto che il mio campo di osservazione si disciplina attraverso la scrittura. Mi interessa molto più raccontare come reagiamo alle circostanze favorevoli o sfavorevoli e quali sono le conseguenze ai nostri gesti individuali. Giudicare le persone, dunque, pensare di risvegliarle in qualche modo è un gesto di arroganza che io non mi voglio proprio permettere. Questa cosa funzionava nell'Ottocento quando lo scrittore era l'unico depositario di una virtù, di una saggezza, era anche di stampo cattolico, quindi era onnisciente, vedeva tutto, quindi entrava in tutti i L'occhio di personaggi. Dio. E poi in quel momento Esomangio era l'unica fonte di informazione autorevole. I contadini leggevano Tolstoj anche per capire come si coltivava il grano. E Tolstoj parlava sia ai contadini sia agli altoborghesi. Bene, adesso le fonti di informazione sono molteplici. Se vogliamo informarci su qualunque questione, abbiamo gli strumenti per farlo. Quindi non credo che lo scrittore debba occuparsi anche del sociale. Penso che il sociale sia Sì, ma io. l'ovvietà che noi generalmente usiamo per consolare noi stessi, cioè per dire Per noi siamo quelli che giustificare il ruolo. svegliamo. Sì, no, è una cosa un po' puerile, che a me non interessa, cioè è come se fosse un jukebox, metto la monetina, io dico una cosa che si sveglia le coscienze, ma in realtà, insomma, se tu vuoi risvegliare la coscienza, devi prima di tutto farti le domande te stesso e poi capire come queste tue domande possono interessare gli altri. Questo è il lavoro utile che uno scrittore può fare. Dico lo scrittore, l'intellettuale, l'opinion maker è un'altra cosa. Dunque, nel suo libro, oltre a questioni metafisiche, vengono affrontate anche questioni più terrene. Per esempio, a proposito delle donne, della bellezza, il protagonista mi sembra abbastanza sensibile alla bellezza, in particolare alla bellezza femminile, e poi a un certo punto c'è una sorta di classificazione delle donne in quattro tipologie. Le donne che sentono, le donne che vedono, le donne visionarie e le donne zelig. Sì. No, Vuole spiegarci meglio? ma semplicemente uno dei protagonisti, cioè Luigi, che poi è un libertino, cioè uno che ama molto le donne, ha Un un rapporto col pittore, sesso sì. molto facile, molto facile, quindi è anche uno che ha messo su una teoria per giustificare i suoi continui tradimenti, la facilità con la quale passa da un letto all'altro. Allora, ha anche una teoria per capire le donne, naturalmente è una teoria ironica, e ci sono quelle donne che hanno le visioni, a un certo punto vedono il loro futuro e con molta chiarezza perseguono questa visione. Poi ci sono delle donne che sentono, quindi non vedono, ma sentono quello che sta intorno, che gira intorno, e sono molto più attenti a misurare strategicamente le conseguenze delle proprie azioni. E donne Zelig era, se non sbaglio, una teoria che lui utilizza a un certo punto per risvegliare una loro amica che aveva preso dei psicofarmaci, un'amica molto combattiva, quindi lui per prenderla in giro raccontava di queste donne Zelig, cioè donne che assomigliano perfettamente all'uomo con cui si fidanzano, quindi se l'uomo è musicista allora diventa musicista, se non fa torto diventa un prof e così via. Ma naturalmente queste sono tutte teorie di comodo che lui usa appunto come giustificazione per la sua leggerezza sentimentale. Sì, e adesso leggo una parte del. E poi le richiedo delle cose. Sì.
Montaigne ha cominciato Ugo. Ugo è l'amico, il regista. Diceva sempre che la vecchiaia ci rimpiccolisce, quindi quando la morte verrà porterà via solo una parte di noi. Ma Montaigne è morto a 59 anni e io ne ho 85. Non mi sono per niente rimpicciolito. Mi sento invece un ologramma che sta perdendo pezzi. Ho smarrito l'unità, ma conservo un'immagine complessiva della mia identità. Questo significa che il mio io eroso dal tempo dialoga continuamente con il mio io ideale. Luigi, dietro le quinte, allargava le braccia. È un dialogo tragico. Il mio ideale dice: continua, combatti. Mentre il mio io eroso risponde: no, non ce la posso fiare. Siamo costantemente in bilico tra tragedia, destino inesorabile che si compie a nostra insaputa e conoscenza di noi stessi, quella che ci dona uno spazio di libertà. Spesso vince la tragedia, in amore soprattutto. Qualche volta invece imponiamo il nostro libero arbitrio e riusciamo a modificare lo status quo e spezzare le catene. L'arte serve. E qui ha cominciato a respirare male, sembrava si stesse commuovendo. Invece, l'arte serve a cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi rispetto al mondo. Per fare questo è necessario sperimentare, lasciare da parte le ovvietà. Ha preso un respiro profondo, applausi dal pubblico, ma Ugo ha fatto un gesto come a dire: aspettate, non ho finito, lasciatemi continuare. Luigi intanto ha afferrato la bombola. Paola mi ha fatto segno di accelerare. Cerchiamo di non essere prevedibili. Non c'è niente di peggio di un racconto prevedibile, dove accade quello che deve accadere. Rompiamo i canoni dell'ovvio. Applauso. Viva la libertà narrativa, viva la sperimentazione. Al quale io Virginia, ma chiedo. io ho ascoltato questa meravigliosa canzone di Donizetti Scelta da stagnato. Gabriella, tra l'altro, perché non poteva Sì. vedere le immagini, nel Ah, frattempo ho capito, ho andavano in capito. onda anche le immagini di Ah, testaccio di una Roma notturna. con Starmiap, ok, perfetto. Nel frattempo io leggevo il brano del regista Sì. in cui parla dell'originalità, fa un elogio delle storie che non sono scontate. E ci ho sentito molto di autobiografico in questo, nel dialogo di Ugo. E quindi le chiedo, comunque, se l'arte ha una funzione, anche se in parte mi ha già risposto. Ma uno però è lecito chiedersi a cosa serve l'arte, soprattutto a questo punto, a cosa serve l'arte sperimentale? L'arte sperimentale è un po' difficile da definire, insomma, però diciamo che ci sono almeno tre ipotesi sulla nascita dell'arte. La prima è il pettegolezzo, cioè gli uomini parlano delle cose che fanno e spesso questo borbottio, questo pettegolezzo assume delle forme artistiche. Probabilmente anche i primi graffiti rupestri, meravigliosi, emozionanti, sublimi a volte, no? Sono nati per pettegolezzo, cioè quello che c'era fuori. Un'altra funzione dell'arte è cambiare il punto di vista, che è fondamentale perché noi siamo abituati spesso a un punto di vista e quindi giudichiamo il mondo attraverso un canale visivo, attraverso un orientamento visivo. Spesso cambiare il punto di vista, un vero artista lo sa fare, questo ci dona un altro tipo di sguardo. La terza ipotesi è quella di trasformare il trauma in un dolore. Il trauma, un qualsiasi evento, ci congela, ci blocca, ci fa soffrire perché ci coglie impreparati, non abbiamo strumenti per affrontarlo. Il dolore è la trasformazione del trauma in un evento eccezionale, solitario, a un evento condiviso. Quindi possiamo condividere il nostro dolore con altre persone e quindi gli strumenti artistici a volte sono così.
Io credo che tutte e tre le ipotesi siano valide, tutte e tre le ipotesi hanno costruito la concezione dell'arte che noi ancora oggi abbiamo e che si esprime in vari modi. Il romanzo è uno di questi modi, non è neanche il migliore, è uno di questi modi. L'importante è avere una percezione estetica, una sensibilità, l'arte serve a aumentare anche la nostra sensibilità verso l'esterno. L'arte sperimentale non so bene cosa significa, conosco bene l'arte d'avanguardia e generalmente le suggestioni e i concetti che hanno attraversato l'arte d'avanguardia, che prima erano di elite, interessavano pochissime persone, un circolo ristretto di persone, adesso sono abbastanza comuni, tant'è vero che anche i ragazzi possono vedersi serie televisive con molti punti di vista, con salti temporali, con crossing over narrativi, cose che prima non erano neanche ipotizzabili, quindi vuol dire che sono state queste forme in Italia sono diventate più democratiche. Questo credo che sia un bene perché l'arte ha bisogno di innovazione continua, perché il mondo migliora, il mondo si innova, il mondo cambia, e se i vecchi strumenti artistici non lo vedi il mondo che cambia, quindi ti rifugi nel passato, nell'Arcadia, nei pensieri di quanto era bello una volta il mondo, e così muori, invecchi, e poi vuoi uscire dall'Europa perché pensi che così vinci. Dunque, nel tutti i suoi romanzi c'è una figura di eroe, in realtà è un antieroe, che fa delle esperienze e attraverso quelle esperienze, lei prima diceva non creda al lieto fine, non alla funzione catartica dell'arte, ma in realtà anche in quest'ultimo romanzo, parlo proprio delle ultimissime battute del libro, c'è un, almeno io come lettrice ho avuto la precisa sensazione che questo antieroe, dopo una serie di vicissitudini, arrivi a una maggiore consapevolezza, a una crescita, a una maturazione e sia in qualche modo leggermente più risolto, se non forse felice è una parola grossa, ma senz'altro, non parlerei senz'altro di rassegnazione, ma un pochino più risolto. Questo nella finzione letteraria, ma io chiedo a lei, ma anche nella scrittura avviene questo per lei come autore? Se attraverso la scrittura riesco a risolvere i problemi che mi angustiano nella vita, no, purtroppo la risposta è chiara. Credo che si acquisti più consapevolezza delle cose che si fanno, anche dei propri limiti, dei propri copioni che uno poi recita, spesso inconsciamente, riproducendo degli esori. Non è detto che alla consapevolezza segua il coraggio per cambiare o segua la forza per cambiare, è una questione di energia, solo l'energia. Se abbiamo abbastanza energia, appunto, ci è concesso anche un cambiamento. Non credo che noi questa energia ce l'abbiamo. Abbiamo una bassa quantità di energia con la quale però possiamo fare delle cose. Io credo che la nostra funzione, proprio come specie, più che svegliare le coscienze, eccetera, sia quella di opporre dei rimedi all'imponderabile, cioè a tutto ciò che tu non puoi controllare. Tutta la storia dell'umanità è la storia dell'opposizione all'imponderabile e ne abbiamo fatta di strada. Insomma, rispetto all'aspettativa di vita che si aveva anche prima dell'Unità d'Italia, che era 35 anni, ad oggi, ecco, non siamo più schiavi delle malattie, delle pestilenze, non crediamo più che gli dèi ci mandino pestilenze e malattie, non crediamo neanche più che le risposte siano scritte nei testi sacri. Siamo quindi in balia della nostra vita, delle nostre scelte e dobbiamo cercare di rispondere alla domanda che Platone che Socrate pone a Otifrone nel dialogo anonimo, cioè è bello ciò che piace agli dèi o ciò che piace agli dèi è bello? Ecco, nel primo caso sono gli dèi che stabiliscono la bellezza, nel secondo caso la bellezza è stabilita dagli uomini, quindi le strutture normative che regolano la società sono dovute esclusivamente agli uomini. Io credo che il nostro compito sia quello di darci delle regole, sapendo bene che una verità già scritta non c'è,
perché spesso il tempo e il caos, questi due elementi che sono poi i veri elementi, il vero motore dell'universo, ecco, ci portano a fare, cioè elaboriamo dei progetti, cerchiamo anche una regola per portare avanti i nostri progetti, e poi spesso, sia il tempo sia il caso, scompaginano tutto e dobbiamo ricominciare da capo. Questo è un continuo gioco, secondo me molto importante, interessante, per me affascinante, appunto, da descrivere, che però ha poco a che fare con gli eroi tradizionali che poi si redimano, che capiscono delle cose e cambiano vita. Ecco, io a me le persone che cambiano vita, non, cioè io non le ho incontrate, non ci credo che cambiano vita, credo che si spostino un po' più in là, più giù, a destra, a sinistra, a seconda delle circostanze oppure del caos. Quindi contro il pensiero che va tanto di moda, il pensiero positivo, cambia la tua vita in una settimana, segui un corso, fai un viaggio, incontra un guru. E no, in questo romanzo c'è il protagonista che esprime tutto questo e lo fa bene perché è credibile, soffre di insonnia, quindi lotta contro il caos, contro il tempo, anche sottraendo tempo al sonno, in qualche modo cerca di, è come se restando sveglio tentasse di mettere ordine per quello che può, per quello che è umanamente possibile. Sì, insomma, la notte è questa dimensione, questa dimensione durante la quale tutti i pensieri vengono a galla con lo stesso grado di intensità e di importanza, quindi puoi pensare sia al riscaldamento globale sia a un bottone che si è staccato dall'asola. Tutte e due le cose sono equiparabili, c'è una democrazia dei pensieri, quindi c'è un disordine anche, il disordine porta angoscia e anche stress, perché lo stress serve appunto anche a prepararsi ad affrontare il disordine. E quindi la scrittura per questo personaggio, per questo narratore, è essenzialmente un tentativo di partire dal caos, cercare un ordine, sapendo anche che quest'ordine sarà di nuovo rovinato dagli avvenimenti della giornata. Quindi è un continua, una tela di Penelope continua, appunto si tesse e si rompe la tela nello stesso istante. A me queste meccaniche, queste dinamiche narrative mi interessano, mi divertono molto, perché appunto prevedono l'esistenza di eroi tragici, cioè di persone che riescono anche a scoprire la verità su loro stessi, però non hanno le spalle abbastanza larghe per sostenere il peso della verità, quindi di nuovo inciampano, oppure magari riescono a guardare le stelle, la luna, un pezzo di cielo, oppure un pezzo appunto di cielo che appare tra le nuvole, hanno un momento lirico e poi inciampano su una pietra perché hanno la testa all'aria, come Talete appunto che cadde nel pozzo. Ecco, queste cose mi interessano molto, penso che facciano parte del nostro sentire moderno e dunque vadano rappresentate, vadano raccontate. Sì, tornando a questo romanzo, c'è anche un ruolo svolto dagli amici, che qualcuno potrebbe dire che si tratta di una sorta di frammentazione dell'io. In realtà ogni personaggio ha un suo carattere preciso. C'è Amedeo, che è l'astrofisico, e quindi implicitamente invita il protagonista a interrogarsi su ciò che sta oltre, che sta nel cielo. C'è Ugo, che è il vecchio regista, di cui prima ho letto un brano, che non vuole mollare, che ancora, nonostante il corpo stia crollando, ha ancora tanta vitalità. Poi c'è l'opposto, c'è Paola che si sente vecchia a 35 anni, tenta anche il suicidio.
il pittore Luigi Piccirillo, bello, piacione, artista, egoista, stronzo, anche un violento. Ci sono delle scene in cui spacca tutto, per cui tanto felice, non l'ha trovata neanche lui la maniera per essere felice, non la conosce nemmeno lui la formula di una vita che procura come minimo piacere. Poi c'è Giacomo, che è un ragazzo giovane che paga le bollette consegnando le pizze e che invece ha tante idee, dovrebbe creare film. E quanto c'è di Antonio Pascale, autore, in tutti questi personaggi? Dunque, quanto c'è, io sono sempre rimandato in matematico, ho ancora problemi con i numeri, anche se mi piacciono molto e desidererei tanto diventare un bravo matematico nei 30 anni che mi separano così all'eternità, però non ne so dire esattamente che percentuale c'è. Mi interessava raccontare della felicità, sapendo, almeno ipotizzo, che la felicità non sia lo scopo della vita, ma sia soltanto il raggiungimento di un obiettivo. Tutti noi lottiamo per quello che non abbiamo e una volta che raggiungiamo l'obiettivo siamo felici, non per sempre, ovviamente, sarebbe anche di una noia mortale essere felici per sempre, ci scollegheremo dal mondo se fossimo sempre felici, però appunto per un periodo siamo felici, siamo soddisfatti. E appunto volevo raccontare dei personaggi con un loro preciso obiettivo, per esempio l'obiettivo di Luigi, Libertino, è quello di avere sempre il controllo sulle cose, perché attraverso il controllo lui può manovrare a suo piacimento il piacere che prova nel frequentare le donne. Insomma, lui è un conseguenzialista, cioè bada alle conseguenze delle sue azioni, quindi ordina, gestisce le sue azioni in modo da non far troppo male alle persone. Ma non è un deontologico, non è uno che vuole, che non tradisce per principio, lui tradisce immaginando le conseguenze dei suoi tradimenti e dunque cerca di gestire perché non vuole far soffrire le persone. Il personaggio dello scrittore invece, che un po' mi assomiglia, è il contrario dello scrittore onnisciente, cioè uno scrittore che non capisce più niente, non ha più gli strumenti per esaminare la società, è sempre in ritardo rispetto alle cose, anche i suoi figli sanno più di lui. Lui non è più quello scrittore capace di ordinare la vita in un racconto completo, con i suoi alti e bassi, e definire tutto. Perché si scorda le cose, non sa neanche che differenza c'è tra fabula e intreccio, consulta sempre Google e così via. La protagonista femminile invece è una persona di grande talento, di grande intelligenza, perdutamente innamorata ancora del libertino di Luigi, che però a 35 anni accusa una profonda depressione perché sente che il mondo le sta sfuggendo. Non tenta il suicidio in realtà, prende soltanto delle pasticche perché è molto stanca e prende un po' di più e si addormenta. Gli amici credono che si stia suicidando, ma in realtà non ha nessuna intenzione di farlo. E poi c'è Giacomo che appunto è un regista con un obiettivo ben preciso, vuole fare un bel film, vuole fare un film sulle periferie, però lui è povero, in questo momento ha avuto un crollo economico e dunque deve consegnare le pizze. Allora si chiede, posso essere mai felice se sono povero io? Ecco. Che quando uno è povero non è felice. E questi personaggi sono anche amici e appunto ognuno ha il suo obiettivo e in 15 giorni d'agosto, di luglio, in una Roma così un po' assolata, un po' piovosa, vedranno tutti i loro obiettivi scompaginarsi, disintegrarsi per un piccolo evento che come un effetto domino li trascinerà su quest'onda, in quest'onda e li travolgerà. Poi usciranno da quest'onda, non trasformati per niente, un po' rintronati, ma subito riacquisteranno la loro posizione. Dunque, non so se c'è tempo per un'altra lettura. Leggo due Siamo righe. veramente fuori tempo, Gabriella. Leggo Velocemente una una riga. lettura, una riga. Allora, il libro si conclude con questa considerazione: forse la felicità è un pensiero tragico, più la invochiamo, meno ce n'è. Forse non abbiamo diritto alla felicità, meglio l'inquietudine, quel sentimento che in fondo ci fa trovare le soluzioni ai problemi.
Grazie Antonio Pascale. Magari la ricontatteremo, parliamo a questo punto anche dell'altro libro, Gli attenuanti sentimentali. Sì, mi va benissimo, d'accordo. Allora io vi ringrazio tanto, grazie a lei. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Aperto. Infinite proposte in un solo canale a portata di mano. 8 1 5